Raggiungiamo il sindaco di Bivogno, Felice Valenti, che si trova a Catanzaro sempre per lavoro per il comune e a cui dobbiamo rivolgere alcune domande in merito a quanto è successo nella notte di San Silvestro. Sindaco, Bivogno è un paese tranquillo in tutto il corso dell'anno, però a fine anno si scatena la disputa perché riesce a fare meglio i botti di mezzanotte. Una gara che non si riesce a bloccare però, nonostante il controllo del territorio anche dei carabinieri. E poi ecco, molti danni, specie locali di proprietà comunale, caro sindaco, alle tabelle del corso principale, alle casette stradali dell'Enel. Allora, sindaco, come intervenire per fermare queste stazioni che abbiamo visto anche spavaldamente fare scoppiare vere bombe anche in Piazza del Popolo, e incuranti di essere visti? Guarda, l'indignazione mia e della stragrande parte dei cittadini è enorme per gli atti di violenza provocati da pochi delinquenti la notte del Capodanno. Sono stati presi di mira beni pubblici, provocando danni non indifferenti. Io ho già provveduto a sporgere denuncia contro ignoti carabinieri, ma chiedo con forza che si indaghi seriamente per fermare una volta per tutti questi individui. Non possono pochi elementi disturbare 1.500 persone. Non possiamo essere sotto assedio provocato da pochissimi individui che le forze dell'ordine ben conoscono. Faccio un appello a tutti i cittadini, alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti di questo paese, che anche in forma anonima e riservata, dico aiutateci ad individuare i responsabili di questi vili atti. Siamo indignati. Non scoraggiati, perché ripareremo i danni. Ho già parlato con il Presidente della Regione che si è detto indignato e sorpreso per certi versi, conoscendo molto bene i cittadini e Bivongi, e ha detto che ci aiuterà in questo danno che abbiamo subito. Ci si può divertire, anzi, ci si deve divertire, ma con intelligenza, non certo facendo danno, disturbando continuamente altri cittadini. Vorremmo un paese civile dove la gente è libera di uscire e non deve avere paura di incontrare qualche animale che approfittando della sua arroganza cerca in qualche modo di intimidirci. Noi non abbiamo paura di nessuno perché la paura è nemica della libertà e noi reagiremo con forza come non abbiamo mai fatto. Informerò anche il prefetto. Sindaco, ma non pensa che a Bivogno ci vorrebbe un pochettino più di educazione civica? Perché a me pare, come pare anche ad altri, che si vive nel mondo dell'apparire e non dell'essere. Gente che si mette, si esibisce quasi. Allora io dico, sindaco, dobbiamo prendere anche questi provvedimenti, fare un po' di educazione civica. Lei capisce Questo che... non appartiene alle competenze, anche se ci sforziamo con lezioni continue nelle scuole. Le scuole sono il nostro, voglio dire, Ma non dico solo ai spazio ragazzi, non dico solo ai ragazzi, sindaco, ma anche a persone grandi, persone adulte che hanno bisogno un po' di Ma educazione guarda, civica. io sono dell'avviso che laddove non basta la persuasione e la cultura, bisogna intervenire reagendo con forza. L'impunità, soprattutto quando si commettono reati gravi che offendono la sensibilità dei cittadini, l'impunità è una cosa che non deve esistere. Solo così si può risolvere. Io, ripeto, sono stato 4 o 5 volte in prefettura per vari casi che sono successi in paese e in passato mi hanno sempre negato la possibilità, dicendo che non eravamo un paese a rischio, la possibilità di introdurre la videosorveglianza a tappeto. Il nuovo prefetto con cui mi sono incontrato un paio di mesi fa mi ha garantito che come usciranno i bandi del PON, Bivongi verrà inserita nella videosorveglianza, perché ho detto che siamo preoccupati per i furti nelle case, per alcuni omicidi che in qualche modo offendono già quelli, ancora più di altro, la nostra dignità e la nostra proverbiale intelligenza e civiltà. L'ultima, forse lei non la sa, però anche abbiamo ladri di polli ormai, perché anche le galline vanno a rubare. Sì, queste sono cose ridicole, ecco il punto. Disagio è comprensibile, ma il disagio possa sfociare in
violenza o in atti delinquenziali non è